Ben trovati a tutti quanti voi all'ascolto di Radio Speranza Sport, rubrica sportiva a cura di Carmela Creziato. La quarta giornata del campionato di Serie B riporta l'Empoli da solo in testa alla classifica in virtù del successo a Carpi per 2-0 e della contemporanea sconfitta dell'Avellino, ex capolista assieme ai toscani sul campo del Lanciano. È un Empoli compatto, determinato a riconquistare quella Serie A che manca da 5 anni e che ha sfiorato la scorsa stagione, perdendo la finale dei play-off contro il Livorno. 3 vittorie ed un solo pareggio nelle prime 4 giornate del torneo. Al secondo posto ora c'è la strana coppia Trapani-Lanciano, le vere sorprese di questo primo scorcio di campionato. I siciliani, partiti davvero a mille e senza alcun timore reverenziale, hanno demolito la regina con un 4-0 che non lascia spazio ad ulteriori commenti. Bravo il Trapani e bravo il suo tecnico Boscaglia. Per la regina una giornata da dimenticare. Il Lanciano invece è meno divertente della matricola sicula, ma altrettanto efficace. Ha messo KO l'Avellino che si era presentato in Abruzzo da capolista e si è arrampicato fino alla seconda posizione. In zona alta qualche big stenta. Qualche altra ha preso il via e sta macinando punti. Alla prima categoria appartiene ad esempio il Pescara, che a Varese ha perso una partita rocambolesca, 3-2 per i Lombardi, e non ha ancora dato la sensazione di essere la grande squadra che per nomi, blasone ed ambizioni dovrebbe invece essere, ed ha rilanciato proprio Varesini nelle prime posizioni della classifica. Nel secondo gruppo trova spazio invece il Palermo. La formazione di Gattuso, dopo un inizio stentato, ha stravinto a Padova la scorsa settimana ed ha superato in rimonta il Cesena nell'anticipo di venerdì sera, dimostrando che la condizione sta crescendo, gli schemi sono in via di assimilazione, così come l'approccio con la categoria. Insomma, la grande favorita per il ritorno in Serie A si sta svegliando. Attaccati al treno promozione ci sono anche i vagoni del Cesena, battuto come detto a Palermo e incappato nella seconda sconfitta consecutiva, e del Novara che a fatica e solo grazie ad un calcio di rigore si è liberato del Padova che resta clamorosamente ancora all'ultimo posto con 0 punti, seppur con una partita in meno, quella sospesa in casa del Carpi. Il Siena, a cui in settimana è stato affidato un altro punto di penalizzazione, il terzo, ha fornito una prova di carattere a Castellammare di Stabia, rimontando la Juve dallo 0-2 al 2-2. Per i campani è comunque il primo punto del campionato. Male, ma veramente male, lo Spezia di Stroppa, uscito battuto da Crotone ed in piena crisi di gioco e di risultati. Prima vittoria stagionale invece per il Bari, che ha battuto al San Nicola e il Modena ed un solo colpo ha abbandonato la penalizzazione e l'ultimo posto della classifica. Lo 0-0 tra Cittadella e Latina infine ha confermato la sterilità offensiva dei veneti e la convalescenza dei pontini, a cui il nuovo allenatore Breda, che in settimana ha sostituito l'esonerato Auteri, ha per il momento dato appena una lieve aspirina. E passiamo ora alla Serie A. Solo la Roma ha tenuto il passo irresistibile dei partenopei, battendo 3-1 ieri sera il Parma. Il nutrito gruppo di vertice si sfalda dopo il terzo turno, ma il pari al Meazza dimostra che l'Inter di Mazzarri può giocarsela con tutti, mentre la Juve rimane la squadra da battere. Negli altri incontri la Lazio travolge il Chievo e prepara il derby nel migliore dei modi, punendo oltre i suoi demeriti il Chievo, mentre il Verona arpiona 3 punti regalando con fatica il Sassuolo, con un gol di Martigno in apertura e uno di Romolo in chiusura. Pari datore invece fra Udinese e Bologna, una perla di diamanti su punizione non rovina la festa delle 300 presenze di Totò Di Natale, che nella ripresa su imbeccata di Muriel segna il 159esimo gol in Serie A. Una pregevole doppietta di Paulinho regala infine una netta vittoria al Livorno sul Catania. E passiamo ora ai risultati delle squadre abruzzesi del campionato di Lega Pro. Chieti
Ischia Isola Verde 1-1, Poggi Bonzi Teramo 0-1 e Aquila Pisa 0-1. E passiamo al calcio europeo. Siamo infatti ufficialmente entrati nella settimana delle coppe con la prima giornata della fase a gironi della Champions League. Si parte questa sera martedì 17 con la Champions League ed in particolare per quel che riguarda le squadre italiane con il match Copenaghen-Juventus che con calcio d'inizio fissato alle ore 20:45 è stato affidato alla direzione dell'arbitro croato signor Bebek. Domani invece mercoledì 18 settembre sempre per la prima giornata della fase a gironi della Champions League alle ore 20:45 sono invece in programma i match Milan Celtic e Napoli Borussia Dortmund. Il giovedì è invece come sempre riservato all'Europa League che per quel che riguarda le squadre italiane parte il 19 con i match Fiorentina Pacos de Ferreira dalle ore 19 con Lazio Legia Versavia in programma con calcio d'inizio alle ore 21:05 per la prima giornata della fase a gironi. Ricordiamo che per la fase a gironi dell'Europa League manca l'appello l'Udinese in quanto eliminata ai playoff. Vi ringrazio per l'ascolto, con questo è tutto. Un cordiale saluto da Carmela Creziato.